Buonasera a tutti ragazzi, allora vi avviso subito che il post partita di Cagliari-Napoli non uscirà perché non me la sto vedendo, anche perché comunque ripeto la vera anti-Juve è la Juve stessa. Qualora non dovesse vincere il Napoli, addirittura la Juventus si, diciamo, diventerebbe campione tra virgolette, tra mille virgolette, d'inverno in autunno. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi, per me il Napoli alla fine vincerà. Faticando perché sta pareggiando 0-0 a fine primo tempo. Allora, a parte questo, poi vedremo comunque nel secondo tempo magari viene da 4, eh. Detto questo, allora, come sempre siamo qui a fare i sorteggi, dei pronostici. Un anno fa o 2 anni fa, se non mi ricordo, ne azzeccai 6 su 8 negli ottavi di finale. Come sapete benissimo, non si possono pescare le squadre dello stesso girone e le squadre dello stesso paese agli ottavi di finale, poi dai quarti di finale in più e in più in poi non ci sono più vincoli, quindi si pesca prima quella della seconda fascia perché sarà la prima a giocare in casa, perché poi ovviamente le teste di serie avranno il privilegio di giocare il ritorno in casa e l'andata quindi in trasferta, quindi possiamo anche tranquillamente iniziare. Poi intanto lo scogliamo anche con le teste di serie. Nell'altro sorteggio che ho fatto online mi è uscito Juve Liverpool. Allora, vediamo adesso. La prima e seconda squadra di seconda fascia è proprio il Liverpool. Il Liverpool. Quindi Liverpool, e vedremo contro chi andrà. Quindi la prima ovviamente è l'Anfield Road, come cazzo si chiama. E vediamo contro chi andrà. Non può ovviamente affrontare né il Paris Saint-Germain né le squadre inglesi. Liverpool-Barcellona. Sarebbe una bella sfida questa. In seconda fascia. Un'altra. Tottenham. Quindi sono uscite già le due squadre che erano in girone con l'Inter. Tottenham. Tottenham contro. Sì, può. Tottenham Porto. Vediamo avanti. A cagare. Roma. AS Roma. Andiamo contro chi andrà alla Roma. Ovviamente non può affrontare né la Juventus né il Real Madrid. Roma Paris Saint-Germain. Vediamoci con la fascia ancora. Siamo a metà degli ottavi di finale. Atletico Madrid. Atletico Madrid. Non può beccare le spagnole. E non mi ricordo quale può andare in giro il suo. E il Bayern Monaco. Atletico Madrid Juventus. E per molti questo sarebbe un sorteggio da evitare, per il gioco che fa l'Atletico e per il gioco che in questo momento facciamo noi, che facciamo già fatica a creare nel nostro campionato, figurarsi contro una squadra che si chiude molto ma è anche esperta. Andiamo avanti, le squadre italiane sono già uscite, comunque continuiamo noi. Ajax. L'Ajax. Sì, Ajax. No, l'Ajax non può affrontare il Bayern Monaco. Sì, l'Ajax. Scusate, sono fatto. Boh. Ajax contro Borussia Dortmund. Ajax, Borussia Dortmund. Boh, poi
Vediamo, andiamo avanti. Mancano altri 3 ottavi di finale. Shark 04. Era questa che era meglio prendere. E che domani speriamo di prendere. Shark 04. Ma sinceramente a me personalmente non mi interessa. Qualsiasi squadra uscirà. Amen. La prenderò col sorriso. Col sorriso, col sorriso. Schalke 04, Manchester City, sì. Ultimi due ottavi di finale. Qua si rischia comunque l'intreccio, quindi bisogna sicuramente ripescare. Questo è il Manchester United. O forse no. Boh, adesso vediamo. Manchester United contro il Bayern Monaco, Manchester United Bayern Monaco, e quindi l'ultimo ottavo di finale sarà, so per come è scolato, vabbè, Lione, e dovrebbe essere Real Madrid allora, Lione e Real Madrid, questi sono gli 8 ottavi di finale miei, quindi Liverpool-Barcellona, Tottenham-Porto, Roma-PSG, Atletico-Madrid-Juventus, Ajax-Borussia-Dortmund, Schalke 04-Manchester City, Manchester United-Bayern Monaco e Lione-Real Madrid. Eccellente! Ora abbiamo i nostri 3 campioni, ma alla fine solo uno passerà alla storia. Solo uno solleverà questo calice dei campioni, questo cratere della vittoria. La Coppa Tremaglia! Scusate un attimo ragazzi, perché qua ci sono altri 2 bigliettini, non me ne ero accorto. Però possiamo. Sarà la prima volta che ci saranno 9 ottavi di finale. Incredibile. Napoli. Inter, quindi l'ultimo ottavo di finale, l'ultimo, cioè, boh, prima volta nella storia che ci sono 9 ottavi di finale. Vabbè ragazzi, allora detto questo, io vi auguro buona serata a tutti, sempre fino a fine Forza Juventus, ci vediamo domani per il post sorteggi, sarà in diretta a mezzogiorno, non so dove, non so quando, non so perché, chi non potrà vedersela, vederseli in TV, probabilmente farò io una mia live su Facebook, nella mia pagina Facebook Daniel Orgoglio Gobbo, come ogni anno per tutti i sorteggi nei quali ci siamo ovviamente noi. Ok? Buona serata a tutti e sempre, fino alla fine. Forza Juventus!